I morti sono morti e io non ci credo che ci guardano dal cielo, quindi non capisco a che servono i funerali. A romper cazzo. E dai, manca essere così rispettosi. Oh, non è una polemica, eh? È proprio la funzione loro. Il prete deve attaccare la pippa. Il signore è il mio pastore, ad acque tranquille mi conduce, il mascarpone alle palle mi produce. Te devi annegare il dolore tuo in mezzo a tutta sta lagna, fino a che non ti sanguinano le orecchie e devi uscire 4 ore dopo prosciugato, che ti sei rotto il cazzo pure te piagni. Vabbè, piagnerò sì, già mi sento il nodo alla gola. Sì. Sì, beh. Il nodo alla gola. Il nodo alla gola te lo stoppi al cazzo. Per fare effetto deve essere una cosa estrema. Devi riempire almeno 2 brocche di lacrime e muco. Poi devi stare almeno un'altra mezz'oretta a mescolare bene finché non diventa bello scumoso, se no l'espettorato rimane tutto sul fondo, capito? Ma è proprio necessaria sta cosa di soffermarsi sui fluidi corporei e viscere? È necessaria sì, perché devi buttare fuori tutto. È la via della purificazione dal dolore. Ma ci hai fatto caso che catarsi e catarro sono 2 parole quasi uguali? Però mi sa che una è greca e l'altra è latino. E sti cazzi! Se 2 civiltà giganti così diverse tra loro convergono sullo stesso concetto, mi pare presuntuoso che muori di un per cazzo. Mentre rifletto a sta cosa della catarsi, del prete e del pianto, mi accorgo che però non è che c'entra tantissimo con quello che stiamo a fare oggi. Perché questa non è una chiesa, è una palestra popolare. Al posto dell'altare c'è sta un ring in mezzo alla stanza. E io capisco perché stiamo qua, perché lì c'è stata una fissa col pugilato, tutte queste cose. Però mi pare un ambiente che non c'ha proprio quella solennità che fa rimbomba bene tutti i pipponi che mi dovrebbero far piagne.